non è normale sta cosa, mediante la quale noi prima vendiamo i giocatori, dice guarda l'hai venduto, poi a un certo punto passa qualche anno e tu dici ma sai che c'è, forse ho sbagliato, e quindi li richiamiamo. C'è una bomba direttamente dall'Argentina che rimbalza qui in Italia, voi sapete bene che c'è un'assonanza particolarmente bella fra Argentina e Italia, che ci lega un po' culturalmente, devo dire, e quindi c'è una bella bomba di mercato che ci arriva dritti dritti dall'Argentina, come se fosse, non lo so, un siluro, un fuoco, una relazione amorosa, che ne so, con una bella Argentina. Ma ve parlo spesso di questa cosa. Allora, cerchiamo un difensore. Attenzione. E la cosa particolare è che avremmo contattato, secondo la stampa argentina, un ex Juve che potrebbe tornare in bianconero a partire da questa stagione. Attenzione, perché questa cosa qui, questo video è un po' particolare. Devo dire che non sono particolarmente entusiasta di questa situazione, perché mi lascia molto molto perplesso, però piano piano ne parliamo. Ragazzi, prima di iniziare, cosa dovete fare ragazzi? Iscrizione, campanellina, e ovviamente prima di tutto iscrizione, poi like e campanellina. Praticamente cosa dovete fare? C'è un sacco di gente viene e mi scrive: oh, vedi che io sono iscritto al canale tuo ma non vedo i video. Probabilmente non ti appaiono perché non hai attivato la campanellina, quindi basterà iscriverti, c'è il tasto, mettere un like al video e attivare la campanellina, ragazzi. La campanellina delle notifiche sta là, sta sempre là, basta attivarla e selezionare poi tutte le varie notifiche. E se vi va, ovviamente potete seguirmi sui social. La Juve va su Romero del Tottenham. Questa è la clamorosa voce che, diciamo, ci tocca, stridula, c'è bacia insieme praticamente in questo mercato. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. La Juventus ha preso Romero, ma molti anni fa, dal Genoa, per 26 milioni di euro. Poi l'ha venduto all'Atalanta, e l'Atalanta lo ha venduto, se non sbaglio, a 50 milioni, forse qualcosina di meno, al Tottenham, ok? Quando c'era quel genio prima in dirigenza, che col tempo non so cosa gli è successo. Ma a prescindere, che noi abbiamo fatto delle operazioni pessime, e Romero è una di quelle. Romero è stato pessimo tutto, è stato pessimo prenderlo a tutti quei soldi, è stato pessimo rivenderlo a così poco, ed è stato pessimo non averne venduto. Quindi è stato un insieme di operazioni sbagliate. Ora si sta parlando di una possibilità di ritorno di Romero in bianconero. Io vi dico la verità, a me Romero come difensore non fa impazzire, va bene? Allora, ora sicuramente dico sta cosa e molte persone mi diranno: però Romero sta facendo una bella carriera, gioca al Tottenham, ha vinto, è stato, insomma, con l'Argentina nazionale, ha fatto belle cose. Io non ti sto dicendo che lui è scarso, attenzione. Io ti sto dicendo che attualmente, siccome si sta parlando di una cessione importante in difesa, e Romero gioca, se non erro, sulla destra, quindi è un giocatore che sta al centro ma gioca sulla destra, Romero è un giocatore che non è che non mi piaccia, io lo reputo un buon elemento, un buon giocatore, ma non condivido tutta questa situazione su Romero. Non capisco perché la gente invochi Romero, perché io non lo vedo proprio come un difensore che possa far bene all'interno di un top club, perché raga, il Tottenham non è un top club, punto. Ora, diciamoci la verità, per quale motivo Romero potrebbe avere problemi in un top club? A causa di una piccola situazione. Lui non ha idea di come fare a togliere il pallone se non facendo casino. Lui fa casino. Lui deve togliere il pallone ad un avversario, lui non trova il modo idoneo per togliere il pallone all'avversario, lui va direttamente a far fallo. Ora, i difensori, quelli i difensori duri vanno bene. E dicevo, ragazzi, prima che si interrompesse il video, è un giocatore che oggettivamente parlando a me non ha mai fatto molto impazzire, perché anche Chiellini, vi faccio un esempio, se tu vedi i primi anni della carriera di Chiellini era così, nel senso, era uno di quelli che quando tendeva a togliere palla all'avversario andava dritto e non guardava in faccia a nessuno. Quindi non è questo il problema. Il problema è che Chiellini, se tu gli chiedevi di difendere in maniera differente, cioè se tu davi a Chiellini un compito,
lui lo sapeva eseguire a livello proprio di difesa. Invece Romero fa un po' fatica. Io l'ho visto. A parte c'ha una marea di cartellini rossi in carriera, è giovanissimo. Quindi voglio dire, facciamoci qualche domanda. Poi sicuramente se dovesse arrivare sarebbe un buon acquisto. Ma io sto sentendo delle cifre per Romero che secondo me sono fuori dalla logica. Cioè, raga, Romero attualmente per come stanno le cose, per come gioca e per dove gioca, comprarlo a più di 30 milioni vuol dire gettare i soldi. Prendere i soldi e gettarli. Perché io sento qua gente che Romero, se 50, 60 milioni soldi, cioè allora se te posso dire una cosa, tra Romero e non lo so, un giocatore, Romero non è un giocatore che dicevo guarda oggi sta tra i primi centrali al mondo, no, no, oh non conta il fatto, diciamo perché con l'Argentina lui ha fatto bene, ha vinto dei trofei con l'Argentina, questo è entrato, intanto stiamo all'Isola dei Famosi, entrano tra Grande Fratello e Isola dei Famosi, entrano insetti da tutte le parti. Ti stavo a dire, non è che lui va ad essere un numero uno perché allora ha fatto bene con la nazionale, è un numero uno perché pure Materazzi ha vinto un mondiale da titolare perché Nesta se l'ha fatto male, ma quel mondiale senza Cannavaro e Buffon in difesa tu non lo vincevi. Capite cosa voglio dire? Per come la vedo io, per qual è la mia opinione, non è necessario prenderlo. Qualora tu lo dovessi prendere, più di 30 milioni, per me sono soldi gettati dalla finestra e 30 milioni sono pure tanti. Ma sono pure tanti. Il fatto che sia stato ipervalutato un periodo non è una cosa che riguarda noi. Non è che se Romero è stato ipervalutato un periodo, allora noi adesso ci dobbiamo mettere a comprare Romero, a vendere Romero 200, a comprare Romero a 100 milioni. È normale che non lo compro a 100 milioni, non lo compro neanche alla, lo compro a 30 bonus inclusi se lo vuoi vendere. Dicevo ragazzi, prima che insomma si interrompesse il video, tra l'altro abbiamo cambiato posto, abbiamo cambiato tutto praticamente. Romero è un giocatore che, per quanto io possa vedere come un buon elemento, comunque un giocatore per il quale io non spenderei cifre folli. Cioè non è esattamente il tipo di elemento per cui io spenderei cifre folli. Molta gente probabilmente mi criticherà, però queste io non vedo in Romero un giocatore che ci possa far fare, cioè sai, hai preso Romero, hai preso un giocatore straordinario, ma lo considero un top player, tutto qua. E per me determinate cifre vanno investite su giocatori veramente importanti che ti possono comunque aiutare. Al momento non vedo in Romero quel tipo di elemento. Poi, se Romero dovesse tornare e dovesse rappresentare quello, allora nessuno lo dice, però al momento io non vedo in Romero un top player e per le cifre che sento stiamo un po' esagerando, cioè sinceramente parlando non si può sentire, non ho capito perché uno dovrebbe investire tutti quei soldi, che poi tra l'altro oggettivamente parlando non si sta parlando manco di un difensore che ha fatto tutta questa grandissima carriera, cioè alla fine è giovane, c'ha ancora tanti anni, però non è che io ti possa dire wow, lui ha fatto una carriera impressionante nonostante l'età, si candida, se è protagonista di una squadra top, non lo è. Ok, non lo è, non lo giudico un giocatore attualmente funzionale per quello che si vuole fare. Tutto qua. Poi se Romero arriva, cioè, nessuno dice niente, ci mancherebbe altro. Io non ti sto a dire che è scarso. Io ti sto dicendo che per le cifre che gira, non credo che sia un investimento intelligente, cioè, non credo che sia giusto, non credo neanche che sia logico comprarlo, sinceramente. Quindi, datemi un parere, fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi. Volevo sapere un pochino quali sono le vostre idee, le vostre opinioni. Cioè, per voi sto ragazzo vale o non vale quella cifra? Quanto vale? E soprattutto, serve qui?